Haul dalla cucina, sono ancora vestita perché sono appena rientrata a casa e ho fatto la spesa e vorrei farvi vedere quello che ho preso al solito supermercato dove vado io. Come già vi ho detto, è il Todis. Sto malissimo, il solito fazzoletto, c'ho il cappello. In realtà oggi è stata una bella giornata, però io sono imbacuccata perché mi sta per tornare, temo, ancora un'altra influenza. Sarebbe la quarta quest'anno, nonostante io abbia fatto un sacco di cose. Vabbè, sorvoliamo. Allora, vi faccio vedere delle cose, anche se io ho tutto qua, ora sceglierò delle cose che non vi avevo mostrato nel video precedente. Magari ci sarà qualche ripetizione. Comunque ho preso lo shampoo della linea Gently, shampoo delicato Eco Bio. Questo con estratto di semi di lino da agricoltura biologica per lavaggi frequenti. Hanno cambiato un pochino la confezione, è più carina, ha questi fiorellini carini carini. E vabbè, insomma, io questo lo prendo sempre, lo uso anche per me, oddio, mi stava per cadere, ma lo uso soprattutto per i bimbi e lo uso per fare l'acqua micellare, che vi racconterò come si fa perché qualcuno me l'ha chiesto già. Giulia, sì che te la faccio il video sull'acqua micellare. Allora, poi ho preso questi che sono buonissimi, ragazzi. Io ve li consiglio davvero davvero tanto. E, sono della Goulon, penso che si pronunci così. Goulon sono dei biscotti di avena con gocce di cioccolato ripieni di crema di nocciola. Io i prezzi non ve li dico, ragazzi, ma insomma, qui la cosa più cara che ho pagato verrà sui 4 euro. Insomma, i prezzi sono tutti abbastanza. Queste sono delle confezioni sigillate di due biscotti, ogni biscotto è doppio, così come li vedete, ogni confezione ha due biscotti e all'interno c'è questa crema di nocciola. Se non sbaglio, anche questi dovrebbero essere della linea biologica, credo di sì. Hanno un sacco di ingredienti buoni, ci sono vari gusti, anche allo yogurt, alla frutta, sono buonissimi. Io questi li uso sia per me che per i bambini, insomma, quando voglio dargli una merenda un po' più sfiziosa. Ho ripreso il dentifricio della Gently per i bimbi, questo anche linea Eco Bio perché ha un ottimo sapore. Ho preso le mie adorate salviettine, queste io le uso soprattutto per me, cioè per i bambini, insomma, no, si lavano anche da soli loro, ormai queste le ho superate, insomma, però io per un bambino, per un neonato, io queste ve le consiglio. Anche se sarebbero da limitare, queste salviettine. Però, insomma, queste sono eco sensitive. Io le uso per me per struccarmi prevalentemente in palestra. Quando vado in palestra, le tengo nella borsa. Poi, pane della linea, sempre nel reparto biologico, marca Roberto, pane al Alkamut, linea essenza, cioè senza niente, senza un sacco di roba, e cioè senza olio di palma, senza latte. Ho lo smalto smozzicato. Stasera me lo cambio, oddio. Allora, no palm oil, no milk and dairy products, source of fiber. Ma perché ho preso la parte, ecco, allora, senza olio di palma, senza latte e derivati, senza, poi l'ultimo, sì, fonte di fibre, biologico Alkamut. Questo è tipo, la forma è pane in cassetta ed è buonissimo. Ne ho preso anche un altro che è però biologico. Poi ho preso zucchero di canna. Questa è la prima volta che vedo questa linea. Comunque, Novarese Zuccheri Barbados Elite Demerara. Zucchero grezzo di canna. Io con questo lo uso tanto. A me piace tantissimo lo zucchero di canna. È quello che io comunque uso abitualmente. Poi ho preso, che era pure in offerta, questa crema sempre della linea Gently Bimbo, crema lenitiva. È una crema che può essere usata per il viso e per il corpo, crema idratante e lenitiva per pelli sensibili, arricchita dalla presenza di estratti di agricoltura biologica di aloe vera, altea, calendula, carota, miele e tiglio. Lenisce e previene gli arrossamenti della pelle. Utilizzare dopo il bagnetto, oppure in caso di pelle non particolarmente arrossata, dopo il cambio del pannolino. Ora, in realtà questa è una crema che va usata per il corpo, cioè io non, per i bambini, per il cambio del pannolino no, perché ha proprio la consistenza di una crema corpo fluida, idratante. E io questa ogni tanto la uso anche per me, per il viso, oppure per il corpo. L'ho presa per loro per metterla dopo il bagno. Poi ho preso
pasta normale, questa è la linea basic che comunque a me piace, poi sono i bambini la pasta proprio al dente no, poi ho preso una chicca che sono curiosa veramente, anche se una di queste l'avevo già presa ma di un'altra tipologia. Allora, è una crema di nocciole. Crema di nocciole, si chiama nocciolina, questa è la versione arancione, c'è pure rosa e rossa. Crema da spalmare con nocciole e granella di nocciole senza glutine, con nocciole italiane. Adesso un pochino si vede anche la posa dell'olio. Granella di nocciole senza glutine, ingredienti zucchero di canna al primo posto, olio di girasole, nocciole al 12%, pasta e granella, cacao in polvere, latte in polvere, eccetera, senza olio di palma. Insomma, è tipo una Nutella biologica. Poi c'è pure il cioccolato fondente e c'è quella rosa che non mi ricordo com'è, sempre crema di nocciole, tre varianti. Poi ho preso, vabbè, un po' di frutta. Ho preso un po' di questi che sono dei succhi di frutta bio, monodose, buonissimi. Ho preso dello yogurt greco. Ho preso dello yogurt per i bambini, questi da miscelare tipo Müller. Ho preso il latte, vabbè, ho preso lo yogurt, questo buono, buonissimo. Questi yogurt da bere, e qui ci sono altre confezioni di... Ah, ecco, qui ho preso delle barrette ai semi di sesamo, croccantine ai semi di sesamo, mi vola il naso, aiuto, dove l'ho messo il fazzoletto, vabbè, resistiamo. Poi ho preso di nuovo questi che io adoro follemente, mi piacciono da impazzire. Costano 2 euro neanche, questo me lo ricordo, la zucca, poi un po' di cose così, ancora frutta, ho preso un'altra di queste confezioni, queste sono mini burger come quelle altre, sono vegane, a base di soia come quella che vi ho fatto vedere prima, e queste sono gli spinaci, sono morbidissime queste, altre croccantine, altra pasta, e un po' di latte, vediamo se c'è qualche altra cosa di diversa, altro yogurt, niente, tutto qua. Bene, questo è tutto, video velocissimo. Ciao, un bacio, alla prossima, andate al Todis, voi vi piace, fatemi sapere, ciao.